Ah, Questo è guardate, quello che mi ha era. confermato Panella. Senti, invece volevo fargli una domanda, no? Riguardo a Lucio, sperimentava questi suoni, quindi tu hai avuto come allievo Lucio Battisti, scusa se poco, insomma. No, lo posso dire senza, è una cosa. Però questi suoni del Fairlight, questi suoni elettronici a quei tempi erano suoni un po'. Erano suoni MIDI, se non sbaglio, no? Tutti MIDI erano. No, era prima del MIDI. Al MIDI, Prima no, del MIDI. Non erano prima suoni no. MIDI. Non erano ancora MIDI. Nel senso Erano che, sintetizzatori. attenzione, il Fairlight campionava. Era il primo campionatore digitale, per cui avevano una library di basso, batteria, tastiere, eccetera, pianoforte, eccetera, eccetera. E quello che si poteva fare su Fairlight era di inserire questi campionamenti suonati con la tastiera, in una Comunque erano timeline. sintetizzatori, erano synth praticamente, sintetizzatori, non c'erano strumenti campionati, diciamo acustici, no? No, sì, come no? La Fairlight aveva una library con tutti gli strumenti, dal pianoforte all'arpa, a tutto, capito? Era il primo che poteva fare una cosa di questo genere. La novità è che il Fairlight aveva un'estensione con 8 jack e questi 8 jack li potevi collegare ai sintetizzatori, ai noise gate, ai riverberi, eccetera. Era quello che facevo io nello studio, cioè animavo questi suoni perché erano freddini. Per cui delay, per cui l'eco, per cui riverbero, via. Oppure il noise gate che apriva e chiudeva una tastiera, ecco. No, Ho no, il capito. MIDI non esisteva. Infatti il MIDI è quello che poi abbiamo continuato a sperimentare nello studio Minieri, perché io ho preso la DX7, la prima tastiera Yamaha DX7, dove da una parte facevamo i suoni, si potevano fare i suoni con la nuova tecnologia FM, eccetera, e dall'altra però potevamo collegarlo ai sequencer. C'avevamo un QX1, c'avevamo diverse batterie elettroniche, ed era un mischio. Quindi Lucio si era innamorato di questi suoni, ma quando ha preso il tech e quell'altro, come si chiamava, quell'altro macchinario che costava tanto? Ma era meglio quello che ha preso lui o quell'altro? Io parlo di qualità, eh. No, lui diciamo si è attenuto alla basica, cioè la batteria elettronica Ah, non gli e interessano altri sequencer. cose, ho capito, No, quindi perché su quello lui faceva un nastrino che poi portava a Greg Walsh e poi ci ragionavano. Magari sostituivano la batteria elettronica di Lucio con una batteria, però voleva dire che dovevamo riscrivere tutta la partitura, cioè era un processo mica da poco. E poi alcune cose le seguiva Lucio e basta, e altre invece chiamavano il turnista per farne una versione più palatabile, diciamo. Però quindi è già la composta da solo in sala di incisione senza nessun musicista, non c'era nessuno? io su e già non sono stato presente, posso solo ascoltarlo e posso dirti che su tutti i suoni elettronici l'ha preparati tutti lui, forse il basso l'ha suonato lui, comunque o liberatori, insomma, ha fatto tutto da solo. E già è stato secondo me la vera espressione di Lucio con la moglie. Cioè lì avevano deciso di cercare una strada loro. Ma l'hai conosciuta la Per moglie? me, no. No. Guarda, per me non l'ha scritto la moglie già, l'ha scritto Lucio al Lucio, 100%, sicuro. sì. Sono canzoni Anche come per me. scrivi,
Sì, nome, mistero. Sono d'accordo. Però la Puglia è la musa. Sì, cioè sì. quella che gli Sì. ha dato, secondo me, a mio avviso. Non la conosco, non so niente, non c'entro niente con Non il è Giappone. mai, non si è mai presentata insieme con lui, insomma. No. L'ultima Un momento cosa, migliore Dario. per cominciare. L'ultima cosa e poi lascio a voi. La possibilità monotonale l'ha inventata proprio Lucio Battisti, l'espressione. Sì, mai sentita prima. Perché quindi lui la possibilità, secondo lui, secondo Lucio, che cosa voleva dire? Praticamente che su una base ritmica monotonale proprio ci si può costruire una canzone. Questo è il concetto. Cosa che fino allora era proprio... Possibile, beh certo, era una cosa, a quei tempi era impossibile perché ci stavano... tutti gli strumenti, certo. Quindi lui praticamente prendeva una base ritmica del Farlight con la batteria elettronica. Anche la base ritmica sua della batteria piccolina. Cioè lui a un certo punto, il gossip è questo, a un certo punto uscì la Lean. La Lean era la prima che ti permetteva di mettere 128 battute una dopo l'altra e di registrarle. E lui diceva, vai avanti, registra, tac. E cominciò a registrare non un pattern, ma tutta il pattern dei 128, perché c'aveva in testa tutto il resto. Quindi già era preparato mentalmente su quel, già sapeva quello che voleva, insomma, da quella. Sì. Bella esperienza, Dario, veramente. Sì, devo dire. Che culo. Sì. Vi ringrazio per farla valorizzare perché non la capisce nessuno, nessuno la tranne contenti. Un paio di siamo persone. Contenti. Non ne so con chi parlare. Ho altre domande. Paul, domande. Vai. Marcello, no. Domande, venga. Allora, no, è molto interessante, Dario, quello che mi dici, perché è molto interessante quello che mi dici del quattro tracce Tascam Teac. Perché io esattamente in quel periodo lì, quando dall'80 all'83, è pazzesco quello che stai dicendo, perché mentre ti ascoltavo dicevo, io stavo percorrendo la stessa cosa di Lucio in versione più piccola, tant'è vero che il mio produttore dell'epoca, che io non feci uscire il disco perché ero sempre insoddisfatto, volevo sempre fare... lui poi io avevo uno pseudonimo e non ho fatto uscire queste tracce che poi lui l'ha voluto far uscire, ho detto vabbè falle uscire, e io in quel momento lì fui il primo in Italia a comprare la TR-808 Roland e la con il bassline TR-303 un eco a nastro analogico Roland, e io utilizzavo questo, una tastiera, la Roland GX3P e una voce, e questi provini che ho fatto, che ancora adesso sono canzoni che voglio riprendere, io le ho fatte nella possibilità monotonale, senza saperlo ovviamente. Certo. No, io sono un batterista, scusate se mi parlo, non è per una questione di... Batterista? Però, una questione di ego, è una questione pazzesca, perché quello che mi stai dicendo, io in quel momento lì stavo percorrendo la stessa cosa, quello che... Però io non ero, io partivo già come batterista, quindi... Cioè, anche Lucio come batterista partiva, se non sbaglio. Cosa? Anche Lucio partiva come batterista, se non sbaglio. Sì, perché per me la ritmica, la batteria era molto importante. Io ero batterista, io certo. Ho iniziato come batterista, utilizzavo la Gretsch, io facevo i concerti in Svizzera, eccetera. E quando, infatti, io comprai la batteria TR-808 a Lugano, in una, non mi ricordo qual era il negozio, comunque fui il primo in Italia e iniziai a programmare. Poi questi provini, attenzione perché la cosa è pazzesca, questi provini 7 anni dopo li presento a Mogol al centro CET, perché io volevo fare la scuola, ma no, io volevo fare la scuola perché avrei voluto conoscere, oltre che Mogol, soprattutto Battisti. Mogol ascolta i provini, io volevo entrare nella scuola come autore per imparare un poco meglio il discorso come scrivere di Mogol, che mi serviva questa cosa qua, e Mogol mi scrive, mi dice,
No, però guarda che il tuo provino che mi hai mandato è interessante dal punto di vista compositivo, perché io componevo non con, già con il ritornello, cioè io ce li ho queste cose qua, io adesso le farò uscire in futuro perché mi sono fermato perché ho voluto e ho que è ancora tutti questi ho tutti questi brani fatti con il Tascam Teac e elettronici dove io utilizzavo voce Bassline, il mio era una cosa monotonale. Questi te li manderò a te, Dario, soprattutto a Sì, te li mando ci perché tengo. voglio che tu li ascolti. E quando io feci ascoltare l'apparenza a questo produttore, a questo mio produttore, adesso ultimamente che io sto facendo questo lavoro qua, mi confessa questa cosa qua. Fa: Paolo, quando tu mi hai dato questo disco di Battisti, l'apparenza. A me musicalmente mi ha aperto il mondo. Io non, cioè, con questo disco ho fatto una rivoluzione musicale, che lui, anche lui faceva musica elettronica, era chitarrista dei Ruins. E quindi è incredibile questa cosa qua. Faccio una precisazione su quello che tu hai detto del discorso Fairlight. Ovviamente io non avevo la possibilità, i soldi per comprarmi Fairlight, però mi sono comprato tutto questo setup elettronico. Il MIDI arriva 20 anni dopo, il MIDI arriva nel 2000. Per rispondere a Alfredo, quindi l'aspetto MIDI così, però sì che i primi suoni, soprattutto poi la TR-808 con la gran cassa, eccetera, è una cosa che poi ha utilizzato poi Battisti nella Sposa Occidentale, eccetera, eccetera. Esatto. Comunque interessantissimo, ma quello, scusa, ho fatto questo, apri e chiusi parentesi perché è interessantissimo quello che mi stai dicendo. No, beh, mi dà dei brividi. Paolo. Sembra Sì. Paolo, sembra posso far assurdo. ascoltare un pezzo tuo? Sì, fallo ascoltare, però io non è che no. Sai qual è, no? No, qual è? Aspetta, aspetta. Ah. Aspetta che c'è un pezzo tuo. Ho E appena detto che comunque, non voglio fare l'ego perché io non voglio, non vabbè. mi interessa. Comunque sembra assurdo, ma quello che mi dà i brividi sono le Paolo, sigle sei tu? che tu citi. C'è la 808, io la vedo, sento i suoni quando nomini Profit, il baseline, mi vengono i brividi. Perché sembra assurdo, ma è quello il tessuto su cui poi è cresciuto anche Lucio. Ragazzi, ascoltate, questo qua è, pa è Paolo. Nombre d'arte, Paolo Esco. No, Paolo Esco, questo qua è una cosa, questo è dopo il mio, no, il mio nome che avevo quando io facevo questi provini qua, era una cosa stranissima, io mi chiamavo Brans Pardurich. Brans Pardurich. Paolo? Eh? Non si sente? No, non si sente. No. Non si Mandaci il sente, link. Gennaro? Mandaci il link. Sì, dai. Ma Va bene. questo qua è quando è dopo questa cosa qua. Io prima esco è l'ultima evoluzione da prima di Potale. Esco è stato il gruppo pop rock che io ho fatto un disco, cioè, no, tre dischi con Esco. Però prima di quello, in realtà, i miei inizi iniziano proprio con questa musica monotonale. E io lavoravo, le mie linee melodiche erano molto così, erano molto. Vi manderò gli articoli perché è incredibile. Cioè, io senza saperlo, perché io come batterista non mi piaceva molto la melodia, però ovviamente quando poi è uscito Battisti con Panella che coniugava le melodie di Battisti con la ritmica fissa, eccetera, ovviamente lì io mi sono innamorato e poi non ho più mollato. Non ho più mollato. Però. La domanda ce l'hai? La domanda che faccio a Dario è che non so se mi risponderà, però lui lo sa. Io ho fatto uscire questo provino del Bell'addio di Lucio Battisti, il cui testo sembra chiaramente di Pasquale Panella. Però io quando ho fatto anche nel disco, eccetera, alla SIAE, questo brano è stato depositato solo tutto come Lucio Battisti. Quindi, avendo la possibilità di parlare con Panella, eccetera,
io ho dovuto ovviamente scrivere testi e musica di Lucio Battisti, depositato alla SIAE nell'85. Però io credo che questo testo è uno dei primi, probabilmente è il primo esperimento che poi è stato scartato e rimasto a livello di demo, che Lucio Battisti ha fatto con Panella. Quindi se avrai l'opportunità di... cioè, non mi ha più richiamato, mi ha richiamato quel giorno, abbiamo chiacchierato. Magari... tipo, ragazzi, guardate che Panella è veramente... Sì, vabbè, sì, no, anche a me ha scritto, però ha scritto 2 anni fa dicendo complimenti per l'avventura, eccetera, sono contentissimo di rinascere nella lingua spagnola. Poi gli ho mandato gli auguri dell'anno, eccetera, però poi non l'ho più sentito. Però vabbè, Panella è così, va bene così, che sia così. Va bene. Però, un'altra domanda? Ok, ma che Dario, probabilmente questo non lo sa perché arriva al punto di lavorare con Pappalardo. Io quello che avevo sentito, Dario, è che, questo io forse l'avevo letto in un libro di Ciarla, che Panella era arrivato in studio di registrazione quando, volevo capire se questo ti la conferma, che lui è arrivato in studio di registrazione e Pappalardo aveva già scritto, aveva già i testi di Panella del lato A, e lui ha fatto con Panella, ha iniziato a lavorare su quelli del lato B, di cui il primo lato B è proprio il Carolin e l'uomo nero, cioè aveva la seconda parte del lato B di A era ora, è stato lavorato con Panella. Ecco, questo mi spiega anche a me la differenza fra la prima, il lato A e il lato B. È probabilissimo questa cosa, che Adriano avesse già dei suoi testi, insomma, e che Panella abbia fatto solo alcuni, insomma. Il lato B. Io credo, non te lo so confermare, ma sospetto proprio di sì. Ok. Un'altra domanda che ti faccio, voglio sapere, il vostro rapporto era solo di lavoro o aveva qualche cosa anche fuori dal lavoro, tipo andare a mangiare una pizza, bere una birra? No, di meno e di più, cioè pizza no. Però veniva allo studio e stava 3-4 ore con noi, a tema musica, sostanzialmente a tema musica, ma non era un gran compagnone, era concentrato, gli piaceva tirare dritto e con noi si trovava bene perché avevamo lo stesso feeling, diciamo. E poi ti dico, io sono stato ingaggiato, sono stato pagato da lui, per cui stavo in un ruolo preciso, professionale, per cui stavo al servizio. Quando gli ho fatto le lezioni, no. Quando ho fatto lezioni mi sono sentito più libero di esprimere. Io venivo da registrazione dal vivo, cioè avevo un'amplificazione con cui facevo le tournée con Bennato, insomma avevo un'esperienza grossa. E poi l'esperienza di fare musica di 2 anni, di decine e decine di strumenti, e questo lui lo riconosceva, diciamo, cioè, ha significato, ecco. Ma no, amicone eccetera, no. Però adesso raccontavano un sacco di barzellette anche, no? Questo era prima, no? Al finale no. No. Cosa dicevano? Tu hai avuto il culo di conoscerlo, quindi. Altre domande, ragazzi? Fabio? Marcello, domande? Fabio, credo che stia guidando. Fabio, sì. Fabio sta guidando, però può fare anche delle domande, può fare. No, che è molto interessante. Posso aggiungere che è stato poi il lancio invece verso Pino Daniele, con lo stesso ruolo. Lui mi ha consigliato a Pino Daniele, e per cui sono andato 2 mesi a Bagaria a fare musicante con Fairlight, però
Pino era tutt'altra cosa, lui cominciava veramente dalla chitarra e poi cercava il resto. Non ha cambiato molto, molto genere. Ragazzi, mi sento. Ma se Fabio può domandare qualcosa, Fabio. Eccomi qua, scusate. Ci sei, Fabio? Sì, mi sentite? Riuscite a sentirmi? Sì. Ecco, avevo dovuto.